L'unica verosimile outsider alla cavalcata trionfale del Gozzano. In coda partita molto interessante tra Biogliese e Charmensot, con lo Charmensot che abbiamo detto in grossa ripresa, e la Biogliese che è la squadra che pareggia di più in assoluto in questo girone, che deve assolutamente ritrovare i 3 punti per non trovarsi invischiata nelle posizioni che scottano. Faccio solo un'ultima postilla, ecco, ci sono ancora da disputare i 3 recuperi della 13ª giornata tra Gozzano e Santhià, Verbania Orizzonti e Omegna Volpiano. Di Omegna Volpiano da ricordare che in realtà questo mercoledì la partita si era recuperata, ma al 60esimo, quindi al 15esimo del secondo tempo, la partita è stata nuovamente rinviata per un infortunio occorso al direttore di gara. Credo di aver detto tutto, spero di non essermi dilungato e saluto te Francesco e alla prossima. Ciao! Spazio adesso alle interviste che sempre il nostro Davide Maino ha raccolto a Ivrea al termine del match tra Ivrea e Nove Calcio, terminato in modo piuttosto clamoroso, 3-0 per gli ospiti. Sì, siamo con Mister Rizzo nella sala stampa del Pistoni a commentare la seconda sconfitta stagionale. Si interrompe la striscia positiva di 4 vittorie. Avete trovato una squadra molto quadrata che ho visto che rispecchiava un po' le vostre caratteristiche. Oggi condizionati forse anche un po' dal terreno di gioco, dall'assenza secondo me di Piero Bonca, è stata determinante. Cosa ci dice questa partita, mister? No, ripeto che non vado via particolarmente arrabbiato, vado via dispiaciuto perché quando perdo chiaramente mi dispiace, però i ragazzi ci hanno provato, non abbiamo demeritato anzi abbiamo giocato a viso aperto contro una buona squadra fino al gol del vantaggio loro, all'1-2 perché abbiamo subito un 1-2 che avrebbe ammazzato un toro e non siamo stati capaci di rialzarci, però ripeto. Abbiamo provato a giocare a calcio, cerchiamo sempre di mascherare le assenze, in alcuni frangenti ci riusciamo, altre volte magari un po' di meno, però io non mi lamento mai degli assenti perché chi gioca ci mette sempre tanta voglia, tanto impegno, quindi ci hanno provato e purtroppo il risultato si è messo dalla parte del Nove Calcio e non siamo riusciti a ribaltarlo, però ho visto provare a giocare a calcio, insomma. Avete pagato a caro prezzo un paio di disattenzioni difensive, le azioni di gol sono andate tutte dalla corsia sinistra e poi davanti loro hanno un giocatore che ha toccato praticamente un pallone e l'ha messa dentro, poi mister Bassani ha anche azzeccato il cambio inserendo 40 che ha fatto una doppietta. Cosa la moto in quella Niente, domenica un'altra partita importante, pensate di recuperare Piero Bon e poi vabbè al di là di tutto insomma chi subentra ha sempre dimostrato di mettercela di valere i propri compagni. Che partita sarà domenica prossima e appunto se conti di recuperare il bomber? Piero Bon ha un bruttissimo ematoma rimediato domenica scorsa a Grugliasco, c'ha tutta la gamba nera praticamente, e quindi sta facendo tutte le dovute cure per recuperare il prima possibile, però dobbiamo valutarlo perché questi ematomi intramuscolari mi dicono sono difficili da assorbire, quindi. E lo valuteremo, però adesso non sono in grado di dare una risposta. Ovviamente spero di sì, anche se chi se non dovesse esserci lui, chi gioca è assolutamente all'altezza. E la partita di domenica prossima sarà una partita contro una signora squadra, una probabilmente delle più attrezzate del girone. Siamo fuori casa, sarà difficilissima. Noi arriviamo da questa sconfitta rotonda in casa e spero di trovare una squadra arrabbiata che affronti l'Aigle Villi in maniera giusta. Ecco, arrivati a fine di andata, se ci può fare una sorta di bilancio, ecco, sicuramente è positivo, no? Visto anche i punti e le prestazioni offerte fino adesso. Sì, il bilancio parziale, che può essere distrutto se smarrissimo la strada. Il bilancio è senz'altro positivo. Ripeto che noi 2 anni fa ci siamo salvati con 35 punti a fine campionato, ne abbiamo 30 alla 16ª giornata, quindi il bilancio non può che essere positivo, anche perché grossa parte della rosa è composta sempre dai ragazzi, dagli stessi ragazzi, quindi non è che è stato stravolto un gruppo. Il gruppo è più o meno quello, ci stiamo lavorando, i ragazzi a forza di lavorare crescono e cioè, quasi raddoppiare i punti che abbiamo fatto 2 anni fa è un grandissimo risultato. È chiaro che io
non posso che dire che non è. Non è che è un risultato parziale, quindi dobbiamo lavorare sapendo che attraverso il lavoro potremo ancora migliorare tutto qui. Bene, grazie mister. Siamo con mister Giuseppe Bassani. Mister, complimenti, avete spugnato il pistone, c'era riuscito solo la Biogliese quest'anno, avete fatto un po' livrare della situazione, cinici, avete avuto 3 occasioni, 3 gol, sì. Complimenti perché siete stati messi, eravate messi in campo molto bene, Livrea non si è mai resa pericolosa in tutti i 90 minuti, quindi vittoria importante e vi rilanciate, no? Sì, vero, ci rilanciamo, come dico, noi stiamo ancora pensando a trovare la nostra identità in classifica, perché riusciamo sempre a fare risultati come questi e poi magari la domenica dopo un pochettino a perdersi. Adesso arriviamo da un periodo bello, importante e andiamo avanti. Abbiamo trovato una quadratura con il modulo che avete visto oggi, con Nisina dietro, i 3 centrocampisti, questo è quello che ci sta facendo andare bene nelle ultime domeniche. Poi adesso abbiamo 2 partite in casa, se riusciamo a portare a casa qualcosa di positivo, importante, allora iniziamo poi a guardare la classifica. Vi siete fermati domenica scorsa, però l'avete fatto contro la squadra che è più in forma, più in forma del campionato. Vero. De Laurentiis ha toccato un pallone e l'ha messa dentro. Quanto è importante avere un giocatore davanti del genere? Infatti a volte mi chiedono anche, ma non lo vedi un po' stanco? È meglio, gli dico, guarda, è il classico giocatore che è facile che non ti tocchi la palla, ma ne tocca 1,5 e ti fa gol. E quindi è difficile togliere un giocatore così, l'esperienza, poi si sacrifica, è vero, poi lo conoscono e magari lo marcano, lo raddoppiano sempre, però se appena appena una palla dentro l'area ti fa gol. Siamo arrivati a fine del girone d'andata, ma anche l'ultima partita, si può farci un bilancio del vostro, che campionato è stato il vostro fino adesso? No, più che positivo, diciamo che secondo me a noi ci mancano punti importanti, ma non tanto perché magari la squadra avversaria, proprio per ingenuità nostra, che abbiamo pagato per i giovani, poi l'ossatura. 5-6 giocatori della squadra vecchia c'erano, ma sono molto nuovi i giovani, quindi ora che abbiamo trovato continuità c'è andato un pochettino e abbiamo perso, come dico, punti solo per l'ingenuità. Se tenete conto che abbiamo subito 22 gol, ne abbiamo presi 15 su palle ferme, e quindi proprio solo questione di testa e di ingenuità, però poi devo dire che siamo più che felici, siamo partiti con l'intento di salvarci, lo stiamo facendo il prima possibile e penso che insomma, nessuno ci può di dire il contrario di una situazione come questa. Molto bene. Bene, complimenti mister. Grazie ancora. Completiamo l'informazione per quel che riguarda il campionato di Eccellenza Piemonte andando a leggere risultati e classifica del girone B. Albese Casale FBC 3-1, Collina Alfieri Lucento 2-3, Cornigliano Cheraschese 1-0, Olmo Castellazzo Bormida 1-1, San Giacomo Tortona 1-2, Virtus Mondovì Cavour 0-0, Benarzo Le Salluzzo, Fossano Pinerolo e Valenzana Madro Pro Dronero rinviate. In classifica Pinerolo, Benarzole e Albese 33, Cavour 28, Cheraschese e Pro Dronero 26, Castellazzo Bormida e Casale 25, Tortona 24, Valenzana 18, Olmo, Mondovì e Cornigliano 17, Salluzzo 15, Lucento 14, San Giacomo 13, chiudono il Fossano, il Collina Alfieri, Don Bosco con 12 punti. Il Pinerolo, il Benarzole, la Prodronero, il Valenzana Mado, il Salluzzo e il Fossano hanno una partita in meno. Quindi molto molto equilibrio, come potete vedere, in questo girone B, molto più che nell'A dominato dalla formazione del Gozzano. Il prossimo turno, Casale, Collina Alfieri, Don Bosco, Castellazzo, Morbida, Virtus, Mondovì, Cavour, Benarzole, Cheraschese, Fossano, Lucento, Corneliano, Pinerolo, San Giacomo, Prodronero, Olmo e Salluzzo, Albese, mentre sarà anticipata a sabato Tortona, Villa Vernia, Valenzana Madro. Adesso lasciamo un po' di spazio alla musica con un brano dell'indimenticabile Mia Martini. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa.
casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte solo tu. Era Mia Martini con Minuetto e adesso lasciamo spazio al nostro Michele che ci farà il consueto giro d'Italia d'eccellenza, cioè di tutti i campionati italiani di eccellenza, iniziando da quello del suo Abruzzo per completare poi il giro di tutte le regioni. A te la linea, Michele. Buonasera e benvenuti a questo appuntamento per quanto riguarda l'eccellenza. Lo facciamo sotto questo sottofondo musicale. Andiamo subito a parlare dei risultati che abbastanza importanti sono stati nell'eccellenza abruzzese. L'Angolana ha battuto 2-1 il Francavilla, colpo a sorpresa, ha fermato la capolista, questa umile Angolana che è salita a 22 punti, 2-1 in 10 dal 20° del primo tempo, andata in vantaggio, pareggio del Francavilla e poi De Luca ha dato la vittoria all'Angolana e ha fermato la capolista Francavilla, che ora è a 30 punti, affiancata dal Pineto, che ieri ha battuto 2-1 il Martin Sicuro. Ecco la classifica, al comando c'è una nuova capolista, il Paterno, a sorpresa, che ha vinto 1-0 con